Ci dirigiamo verso il sito commemorativo all'aperto di Bernauer Strasse, una delle strade che hanno svolto un ruolo cruciale durante la Guerra Fredda. Il muro, simbolicamente rappresentato oggi da barre verticali in metallo, correva per l'intera sua lunghezza. Da un lato c'era Berlino Ovest, dall'altro Berlino Est. Di fronte agli edifici abitati che fungevano da confine, dapprima murati, poi demoliti, affiorano delle targhe. Questa si riferisce alla fuga della famiglia di Rudolf B., che fuggì dal suo appartamento in data 25 settembre 1961, ad un mese e mezzo dall'inizio della costruzione del muro. È salita a circa 36 gradi, sembra di essere nel sud d'Italia, più che al nord. Sara mi ha lasciato parcheggiato per 10 minuti di fianco alla porta di Brandeburgo per andare a avere una maglietta con la scritta Berlin. Sì, è tornata ora. Devi andare tu. Le magliettine ci sono carine, però ho comprato, indovinate chi? E poi altre cosine. Va bene, ok. Mostrerò. Il viale che giunge fino alla porta di Brandeburgo, lo stiamo facendo al contrario. Grazie, aggiornamento, sono le ore 22, siamo a 216 km da Innsbruck, quindi uscita a Norimberga, benzina, panino. Panino, ci vestiamo un po' perché ha molto rinfrescato, forse è previsto un temporale vicino a Innsbruck. Quindi ci prepariamo. Prepariamo al peggio, ma speriamo di no. Sì, per arrivare in tempo in hotel. Il navigatore ci dice mezzanotte e un quarto. Doccia, una buona dormita e domani si riparte direzione casa. Sarà il 22esimo giorno, siamo alla fine. Abbiamo attaccato la nostra vignetta, esatto, per l'Austria. Ci tocca, come tocca a tutti. Il nostro amico social Vanni ci ha appena scritto che ci serviva un hotel per Norimberga, ma abbiamo già l'hotel a Innsbruck notato. Chiaramente l'abbiamo ringraziato, Vanni. Grazie Gianni, grazie. No.
Vanni. Vanni GS. Peccato per il GS, però qua è simpatico, Bossa la richiudiamo che non serve più. Perché Francesco anche si è vestito. La temperatura oggi facevano 35 gradi a Berlino. Cioè la temperatura di oggi a Berlino era 35 gradi. Ci ha chiamato un nostro amico da casa, a casa oggi erano 32-33. Italia 32-33, Berlino 35. Questa l'abbiamo presa comoda perché l'idea era di viaggiare con il fresco, che veramente con il caldo non lo sopportiamo. Se riusciamo facciamo tutta una tirata, anche se siamo un po' stanchi, che abbiamo fatto quasi 800 km, cioè per quando arriveremo abbiamo fatto 800 km, ora abbiamo fatti 600, però dai, che ci sta. Sì, ci vedrete un po' provati. Va bene, quello fa parte del viaggio. Io pelle lucida. Sei più bella, dai. Domani ci vedrete in maniera migliore. Sì, forse. Forse. Sono due giorni di trasferimento questi, anche perché domani sera dovremmo stare a casa, che poi lunedì si torna al lavoro. Proprio poco fa abbiamo ricordato di aver incontrato due ragazzi serbi che andavano in Germania il primo giorno, cioè il giorno in cui siamo partiti. Sembra una vita fa. È proprio vero che quando fai tante cose insieme ti sembra di aver vissuto 10 anni in 20 giorni. Se fosse stato per me, da Jaroslav avrei proseguito per Kazan e Katrinburg fino al Giappone. Però, ma siccome è stato poveri. Per me, siamo tornati verso Innsbruck. No, sto scherzando. Perché comunque si torna alla vita di tutti i giorni, si torna con i piedi per terra, non si sta in viaggio per una vita per ora. Se riusciremo, sì, dai. Bene, si riparte. In direzione casa, con una piccola deviazione. Torna a noi un bellissimo panorama delle Alpi. Appena cambiata batteria GoPro, questi sono i chilometri restanti. E questi sono i chilometri che abbiamo fatto dalla partenza. È domenica sera, sono le ore 10 circa. Abbiamo appena lasciato, abbiamo alle spalle il casello dell'autostrada che abbiamo imboccato dopo una leggera uscita al lago di Garda, poi siamo rientrati. Adesso una tirata lunghissima abbiamo fatto, però ce l'abbiamo. Siamo uscita a Nova Marche e raggiungeremo il nostro confine. Corridonia. Domani
questo è l'inizio del lavoro, quindi abbiamo sfruttato ogni singolo secondo delle nostre ferie. Alla prossima avventura, ragazzi. Do what you gotta do.